Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 77. Andiamo ad avvisare Sara, almeno andiamo insieme a scoprire la verità. Teo, Sara si arrabbierà perché crederà che noi non ci fidiamo delle sue parole. Hai ragione, gli dico di aspettare qui a casa mentre noi andiamo, ma non gli dico nulla a riguardo. Andai in camera di mia figlia. Ehi, piccola. Io e Est andiamo a fare compere. Papi, mi prendi in giro? Perché? Sono le 22:30 di sera. Dove volete andare? Volevo portarla a cena fuori per farla distrarre da questa storia. Va bene, io sto qui. Ciao. Grazie, piccola. Buonanotte. Uscii dalla stanza ed entrambi in macchina. Accesi il GPS e misi l'indirizzo della casa. Speriamo di trovare qualche indizio. Dai, Teo, ce la faremo. Sara. Ed eccomi qui, ancora dentro a questa stanza. Ormai ci sto facendo le radici in questo letto. Speriamo che almeno mio padre e Est si divertano. Vai a fermarli. Giulia, avvisami quando vieni, mi fai spaventare così. Comunque, perché? Stanno andando a casa dei nonni della madre dell'ultima famiglia uccisa. Non è vero? Loro non mi mentirebbero mai. Ti ho detto vai! No, Giulia, mai! Non mi lasci altra scelta! Giulia pian piano si avvicinò a me ed entrò dentro di me. Matteo. Mamma mia, che strada buia! Non vedo l'ora di arrivare a destinazione. Speriamo che ci possano aiutare. Non ce la faccio più di questa situazione. Ero immerso nei miei pensieri quando ad un certo punto vidi una bambina sbucare dal nulla in mezzo alla strada. Così per schivarla sono andato fuori strada e buio totale. Quando mi svegliai dalla botta presa, mi venne un colpo.